Per il secondo anno consecutivo Noval organizza una fiera dedicata ai professionisti della ristorazione. Tantissime aziende italiane sono giunte qui un po' da tutti gli angoli dello stivale per raccontare la loro esperienza nel campo della qualità e proporre i loro prodotti d'eccellenza ai ristoratori del territorio. Vediamo. Noi puntiamo assolutamente su prodotti di qualità, i nostri partner sono partner scelti per la qualità dei loro prodotti, per la loro collaborazione, per la capacità di innovare costantemente sul mercato. Il programma è questo, che ho scelto sia in Noval che in cooperativa, dove sono anche presidente, è proprio quello di uscire dalla bagarre dell'anonimato, di uscire fuori purtroppo, anche se c'è recessione, di dar prodotti di qualità con dei prezzi piuttosto competitivi o comunque abbastanza abbordabili a qualunque tipo di clientela. Presentiamo praticamente tutta la linea dei nostri prodotti italiani, molto importante ricordare questo, Orogel è la prima azienda di vegetali surgelati in Italia. Quindi facciamo della qualità il nostro punto di forza e siamo molto vicini ai ristoratori con prodotti semi elaborati e soprattutto per quanto riguarda il mondo del tal quale con prodotti di primissima scelta e qualità. Ci occupiamo dal terreno alla distribuzione, quindi abbracciamo tutto quello che è il discorso qualità, rintracciabilità, filiera, certificazioni. Stiamo proponendo questi giorni una nuova linea di pasta che si chiama Alta Tradizione, antiche paste d'Italia, in cui abbiamo presentato due nuovi prodotti, di cui uno molto conosciuto nella tradizione, che sono le tagliatelle rustiche, per cui con una tagliatella con una ruvidità maggiore, uno spessore maggiore che esalta qualunque tipo di condimento. E poi un prodotto che è una chicca, una novità per qualunque tipo di ristorante, lo spaghetto fresco. Lo spaghetto oggi è stato da sempre utilizzato secco, noi abbiamo cercato di riproporlo in versione fresca, per cui utilizzando una trafila al bronzo, utilizzando 100% di farina Kronos, che è una farina con un alto contenuto in proteine e quindi molto adatto per la cucina dei ristoranti, ed è uno spaghetto che a differenza del secco cuoce in 2 minuti anziché i 12 dello spaghetto tradizionale. Con Noval, che tra l'altro è un'azienda di primaria importanza nella provincia di Torino e che con noi collabora da molti anni, abbiamo deciso di presentare un prodotto particolare che è lievito madre. Si parla di un prodotto con il concetto classico del lievito madre che nasce storicamente in pasticceria e in panificazione. Poi noi nel 99 abbiamo sviluppato questo prodotto anche nel settore della pizzeria con uno stabilimento produttivo distaccato dall'azienda molitoria vera e propria e presentiamo questo prodotto, ma soprattutto i benefici che l'utilizzo di un lievito madre comporta utilizzandolo all'interno dell'impasto da pizza. Quindi qui presenteremo tutta la gamma dei nostri prodotti, ovviamente la clientela, con l'aggiunta di questo prodotto molto particolare. Parliamo di formaggi a lunga stagionatura e formaggi freschi con una particolarità ed è quella che sono prodotti con del caglio vegetale. Noi, il nostro brand è Chinara, scriviamo con vero caglio vegetale. Questo perché? Perché molte persone, in molti caseifici, dicono che usano del caglio vegetale, quando vegetale non è. Il nostro è proprio estratto da fiori di Chinara carduncolus ed è una novità in quanto sono dei cagli che vengono usati in Spagna, in Portogallo, ma su latte ovino. Noi siamo praticamente gli unici a usarlo su latte vaccino. Noi prepariamo, diciamo, delle basi che possono aiutare prodotti da forno come coppette di cialda di diverso tipo, sia dolce che salata, quindi che si adattano a fare dei finger, sia dolci che salati, appunto, come dicevo. Abbiamo delle novità che sono i macaron, macaron aromatizzati, quindi con diversi colori, a base mandorla, una meringa molto buona, fatta in pasticceria, quindi uno diverso all'altro perché sono prodotti artigianali al 100%. Noi forniamo sostanzialmente la base asciutta, poi forniamo a parte le varie farciture che possono essere a base frutta piuttosto che a base crema, quindi con delle farciture extra o delle confetture e marmellate, con le quali prepariamo tutta una serie di specialità. Quindi abbiamo, diciamo così, coniato i finger frui, proprio utilizzare l'abbinamento frutta e salato. Noi in realtà distribuiamo alcuni marchi, tra cui Pietra, di cui siamo anche soci con la brasserie. Ecco, di che tipo di birre stiamo parlando? Ci stiamo occupando soprattutto di birre speciali e in particolar modo di birre artigianali. C'è anche un aspetto legato alla normativa italiana, perché in Italia i birre artigianali hanno un suo ben definizione, cosa che all'estero c'è una maglia molto più larga, e quindi anche birre
con dimensioni e strutture più importanti rispetto ai nostri birrifici artigianali.